Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Grazie di essere qui. Ben, benvenuti agli incontri al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Questa sera parleremo di uno dei personaggi più significativi della recente storia d'Italia, specie quella fra le due guerre: Giuseppe Bottai. E eh, Giuseppe Bottai ripercorreremo la sua biografia attraverso un libro, Mussolini io ti fermo, storia leggendaria di Giuseppe Bottai, scelse la patria, combatté i nazisti e lo faremo con un interlocutore d'eccezione, Angelo Polimeno Bottai. Autore del libro, scrittore, giornalista, da giornalista infatti ha scritto questo libro documentandosi molto bene su questo personaggio straordinario che è... Eh, il nonno di Angelo Polimeno Bottai, quindi davvero il nostro interlocutore di stasera è, eh, è davvero speciale. È un giornalista, un carissimo collega del TG1, è il responsabile della rubrica TG1 Libri, non da tutte le domeniche al TG1 delle 13.30. Dunque, Giuseppe Bottai, ministro fascista, fedelissimo del Duce, ma anche coscienza critica di. Mussolini e del fascismo. Personalità davvero complessa, poliedrica, uomo estremamente colto e raffinato e per certi versi almeno apparentemente, ma lo scopriremo, contraddittorio. Per darvi un'idea della complessità eh, di questo personaggio vi cito alcuni episodi della sua vita. A Giuseppe Bottai si deve la legge del 1939 che ancora oggi tutela il patrimonio artistico italiano. Ma eh, Giuseppe Bottai, solo un anno prima, nel 1938, da ministro dell'educazione nazionale, lui che era il ministro più antirazzista, si ritrova sulle spalle la responsabilità di applicare le leggi razziali nelle scuole. E sempre Bottai. Quel fatidico 25 luglio del 1943 è il primo firmatario assieme a Grandi del, dell'ordine del giorno che segnerà la storia d'Italia perché appunto sarà la caduta del fascismo. E aggiungo anche questo che eh, Bottai sarà poi l'unico tra i 19 gerarchi ad arruolarsi nella legione straniera e ad andare a combattere i nazisti. Angelo Polimeno Bottai, quando ti sei reso conto che Giuseppe Bottai era tuo nonno? Buonasera a tutti, grazie di essere qui, eh, nonostante questo caldo un po' dispettoso. Eh, mi sono accorto, Sonia, di, di chi era veramente mio nonno. Me ne sono reso conto quando all'inizio degli anni 90 il sindaco di Roma, Francesco Rutelli, decise che era la guida di una giunta di centro-sinistra, dove c'era anche rifondazione comunista, decise di intitolarli una piazza di Roma, una piazzetta importante perché è davanti alla Galleria d'arte moderna e contemporanea di Roma. Si sollevò un vespaio, alla fine eh, la mia famiglia eh, convinse Rutelli a eh, rimandare questa, questa decisione, che poi in realtà non ha trovato più seguito, ma in quel momento io ero un giovane giornalista della carta stampata e lì ho preso coscienza di tante cose, di mio nonno, naturalmente ne avevo sentito parlare in casa, potete immaginare la domenica anche da ragazzino quando andavamo come si faceva un tempo la domenica a mangiare dalla da, da nostra nonna, si parlava continuamente del 25 luglio di Grandi, di Balbo, della Marcia su Roma, della caduta di Mussolini, di tutto questo. Però è stato in quel momento che vi ho detto, con questa iniziativa di Rutelli, che ho preso coscienza e ho cominciato a studiare in maniera approfondita la figura di mio nonno. Tanto che questo libro che tu hai fatto l'hai fatto documentandoti in modo approfondito. Sì, perché questo è il mio quinto libro. Finora mi ero tenuto a distanza da questo argomento perché, essendo anche familiare, eh, sentivo la responsabilità di parlarne soltanto nel momento in cui. Fosse diventato veramente padrone di tante cose, quindi richiedeva un approfondito studio della storia, dei passaggi, una ricerca di documenti, quindi qualcosa che andasse ben oltre i racconti familiari. E quando ho, ho, ho ritenuto di avere eh, tutto questo, allora mi sono dedicato alla scrittura di questo libro. Angelo, partiamo da quella fatidica notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, la notte in cui Giuseppe Bottai matura la decisione di firmare poi il giorno dopo l'ordine del giorno che segnerà la caduta del fascismo. Come è arrivata questa decisione e qual è stato il suo ruolo tra i 19 gerarchi? Allora, eh, ti rispondo con uh, un esempio. Dobbiamo immaginare un uomo o una donna profondamente innamorata del suo partner, uomo o donna che sia. A un certo punto questa persona in questo suo percorso d'amore, qui parliamo ovviamente di un innamoramento politico, non sentimentale, diciamo come la vita di coppia, si rende conto un po' alla volta che questa persona che lui ama eh, in qualche modo non è proprio la persona che lui pensava o comunque cambia, sta cambiando un po' alla volta. Allora come succede a chi è profondamente innamorato di un'altra persona? È, è difficile, diciamo, aprire gli occhi no? e convincersi con se stesso che quella persona e ci si illude magari per tanto tempo, ma la farò cambiare, ma riuscirò a convincerlo, ma no, non è così. Finché. Molto spesso arriva il momento dello, in cui uno è costretto ad aprire gli occhi. No? Nel caso di Giuseppe Bottaglia è il disastro della guerra e questa alleanza con Hitler, e poi a un certo punto eh, sottolineiamo anche il fatto che per esempio dei, dei forni. Eh, delle camere a gas in realtà si viene a sapere nell'autunno del 42 quindi questo è anche un elemento aggiuntivo molto forte quindi la consapevolezza piena che si sta partecipando a una guerra folle i, alle dipendenze di un folle che in realtà sta tradendo Mussolini e Mussolini come a sua volta un innamorato perché lui la, a un certo punto diventa dipendente di Hitler non se ne rende conto e lì Viene fuori la responsabilità dell'uomo di Stato, dell'uomo, del politico puro sangue, che pur sapendo che sfiduciare Mussolini significa non prendere il suo posto, ma significa pagare anche lui le conseguenze di questo, decide per diciamo, rispetto e onore rispetto all'impegno che ha preso nei confronti del suo Paese di procedere. Anche perché ormai gli alleati erano alle porte e lui si è reso conto che l'Italia era in ginocchio, non sarebbe riuscita a reggere un urto di questo tipo? Sì, questo sicuramente è la, la, la scintilla, eh, diciamo, il, però in realtà il suo percorso, il percorso critico, cioè per capire bene la figura di Giuseppe il, Bottai, il percorso critico, posso permettermi forse era già in atto nel famoso 1938 quando lui ha dovuto applicare le leggi razziali nelle scuole, critico, perché lui ha fatto qualcosa di importante per gli studenti ebrei. Allora, il percorso critico in realtà comincia prima. Allora, noi dobbiamo pensare che non dobbiamo prendere il fascismo come se fosse la Lega Nord, come se fosse il PD. Il fascismo è nato in un momento cruciale della storia d'Italia in cui avevamo vinto la prima guerra mondiale, ma era come se l'avessimo persa perché eravamo un paese allo stremo, poverissimo, con una corruzione diffusissima. Con i soldi che arrivavano da Mosca per finanziare una parte del Partito Socialista che poi fonderà il Partito Comunista e che con la violenza. Ci sono due anni che si vengono nella storia ricordati come il Biennio Rosso, in cui la violenza viene usata per irrompere le campagne, sequestrare le terre, bloccare il lavoro delle fabbriche, fare irruzione sui mezzi pubblici di trasporto, entrare nei negozi per imporre la spesa proletaria. E l'esercito non interviene perché il governo è debole, ha paura di far intervenire la polizia e l'esercito. Da qui nascono i, i fasci di combattimento che organizza per primo Italo Balbo, un po' alla volta si organizzano molto bene e riescono a difendere. I cittadini. L'illusione di molti è che la violenza fascista che nasce contro un'altra violenza che già c'era, che era quella degli estremisti di sinistra finanziati da Mosca, una volta risolto il problema ritornasse nei ranghi questa violenza fascista. Invece non era così. E arrivo a Bottai. Bottai era uno che credeva a questo e appena il fascismo va al governo, lui fonda una rivista che si chiama Critica Fascista e uno dei primi editoriali scrive proprio questo, in prima pagina, pensate, ora quelli che meno usano le mani non servono più, anzi sono dannosi, bisogna metterle da parte e affidarci alle menti migliori del paese per rilanciare l'Italia. Quindi naturalmente si mette subito contro una parte del partito. E Mussolini che cosa fa? Mussolini divide e timpera, cioè usa, utilizza bottaie e tutto il suo seguito per accreditarsi all'estero nel mondo della cultura eccetera, ma in realtà continua a trescare con la fazione violenta perché gli serve per fare diciamo, il lavoro sporco, per esempio il delitto Matteotti, bottai un altro articolo che scrive durissimo contro i responsabili del delitto Matteotti. Quindi comincia da subito questa, però. Quella, quando Bottai comincia questa cosa è ancora un innamorato di Mussolini, è ancora convinto che Mussolini voglia arrivare dove vuole arrivare lui. Allora, ritorniamo un attimo a queste famose leggi razziali del 1938. Come è stato possibile che un uomo così colto, così sofisticato intellettualmente abbia potuto applicare queste leggi così, diciamo, senza Come... uno scrupolo di coscienza o l'ha avuto? Allora, eh, questo è un argomento delicatissimo, il più importante è stato per me il più difficile da scrivere nel libro. Per non solo quello che dici tu Sonia, come è stato possibile che un uomo così colto, che aveva sempre fatto scrivere sui suoi giornali tutti, che aveva tanti collaboratori ebrei e che non solo, perché Bottai era stato più volte in Germania ed era tornato facendo delle relazioni a Mussolini, sono tutte negli archivi queste, in cui diceva guarda che li ho conosciuti, Hitler è così, Goebbels è così, Göring è così, sono tutti razzisti, ma attento Duce, non sono razzisti soltanto nei confronti degli ebrei, sono razzisti anche nei confronti di noi italiani, quindi il fascismo non deve avere nulla a che fare col nazismo, non solo gli dirà quando si avvicina la guerra di Spagna, alla quale l'Italia purtroppo parteciperà noi non dobbiamo partecipare, gli dice Bottaglia Mussolini, perché il franchismo, il nazismo, gli altri movimenti d'estrema destra in Europa sono una cosa diversa da noi, noi non c'entriamo nulla, siamo un'altra cosa e Mussolini all'inizio gli dà molto ascolto ed è contento perché Mussolini all'inizio non ama per niente Hitler gli dà fastidio un leader della destra alla guida di un, di un paese comunque più grande e più ricco del nostro era ingombrante per lui poi però per diverse ragioni cambierà idea, quindi come mai torno alla tua domanda, un bottai così antinazista eh, che è così aperto culturalmente a un certo punto, c'è una spiegazione e la spiegazione è che quando arrivano queste maledette leggi razziali, comincia eh, nella stampa di regime una campagna stampa, appunto, durissima, per denunciare il fatto che Bottai era ebreo. Naturalmente non era vero per niente, però volevano bollare Bottai come ebreo per dire a Mussolini, guarda che siccome lui è ebreo, non può essere lui a fare le leggi razziali, non le può fare un ebreo. Allora lì noi ci dobbiamo mettere nei panni di chi ha una responsabilità di governo. Facciamo finta di essere Giuseppe Bottai: cosa posso fare io a questo punto? Mi faccio dimettere come vogliono i miei avversari nel partito, quelli veramente razzisti, quelli veramente vicini a Hitler? E se mi faccio dimettere, che cosa succede? Che al posto mio mettono uno dei loro, cioè mettono un ministro fascista veramente razzista. E gli ebrei. Io farò pure la parte forse dell'eroe di quello buono, ma i poveri ebrei li lascio nelle mani di questi che, che la pensano in questa maniera. Per cui lui fa una scelta. Dice io, prima di tutto smentisce di essere ebreo e i fatti gli danno ragione perché Hitler ordina all'ambasciata di fare un'inchiesta, eh, quindi la cosa vieta al, al ministro della cultura di incontrare Bottai perché era ebreo, eccetera, eccetera. E prima di tutto, quindi smentisce di essere bene. e poi dice: Non c'è bisogno, io rimango qua perché io le leggi razziali sulla scuola le voglio fare e le voglio fare molto severe, molto rigide. Poi in realtà, che cosa fa? E questi sono documenti conservati nell'archivio. Lo scopriremo fra un secondo cosa bene. farà. Un attimo, di di... ci fermiamo per un attimo. Allora, Angelo, poco fa stavamo dicendo. Che, che, cosa fa? che cosa fa Giuseppe Bottai alle prese con queste leggi razziali le leggi razziali nelle scuole lui che è il ministro più antirazzista e che vive con questa angoscia queste ore questi momenti lui incontra il vice capo della comunità ebraica di Roma l'avvocato Ascoli ed è un resoconto che come dicevo è agli archivi della comunità israelita di Roma ed è una, 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 un, un resoconto scritto da Ascoli, non da Bottai, è molto toccante, mi ha fatto molto effetto leggerlo e poi una parte l'ho riportata nel libro, in cui sostanzialmente questo avvocato Ascoli dice, ma ministro, ma lei si rende conto, noi, noi ebrei abbiamo contribuito a fondare il partito fascista. Abbiamo dato un contributo economico, abbiamo partecipato alla propaganda del partito fascista e ora ci vediamo trattati in questa maniera. Ma lei capisce il dolore di vedere i nostri figli espulsi dalle scuole, trattati come se fossero dei ragazzi di serie B, messi alla gogna, eccetera. E Bottagli dice: Sì, però sono, purtroppo sono ragioni di politica estera e non possiamo fare nulla. Ma Ascoli insiste e dice: Ma come facciamo? I nostri ragazzi non vanno più a scuola. E Bottagli gli dice: Guardi, io capisco il vostro, il vostro dramma in questo momento. Io cercherò di farvi di consentirvi di organizzare dei corsi scolastici per i vostri ragazzi e Ascoli dice: Ma noi non abbiamo i soldi a sufficienza per organizzare corsi scolastici, elementari, medie, liceo a tutti questi ragazzi. E lui dice: Ma no, ma io andrò da Mussolini e le do la, la mia parola che cercherò di convincerlo il conto di riuscirci di consentirvi di organizzare corsi scolastici finanziati dallo Stato fascista. Ora, questa è una cosa importante, ma è vero che è successo questo? Sì, è vero, purtroppo non se ne parla, ma bisogna parlarne. Io ho trovato i documenti che dimostrano che nelle città dove c'era una significativa presenza di comunità ebraica, parliamo di Roma, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Ferrara, sono stati organizzati dei corsi scolastici, quindi i ragazzi ebrei sono potuti andare a scuola e eh, hanno avuto a disposizione degli insegnanti ebrei. Pagati quindi dallo Stato fascista e anche degli insegnanti ariani. Ci tengo a sottolineare una cosa: stiamo parlando di una cosa orribile. Ma purtroppo, in situazioni come queste, l'ideale è impossibile. Bisogna cercare, anche riscando in prima persona, come ha fatto lui esponendosi, di limitare al massimo il danno, sperando che poi questa, si riesca a superare questa cosa. E infatti. L'incontro di Ascoli scrive Ascon, Ascoli. Scrive Ascoli. Si conclude. Di, lui dice: Bottai mi prende le mani, ha gli occhi umidi e mi dice: Lei deve resistere, lei deve fare forza a tutta la sua comunità. Non dovete cedere, questo momento passerà. Allora, ritorniamo eh, alla famosa notte tra il 24 e il 25 luglio 1943. Io eh, spiego al pubblico, Angelo è il nipote di Giuseppe Bottai perché Giuseppe Bottai aveva tre figli, Bruno, Mizi, Maria Grazia che era la tua mamma e Viviana. Sì. Allora, io ho una curiosità, cioè in quella notte in cui io ho letto che lui si tormenta pensando al giorno dopo, all'ordine del giorno, che era sempre più convinto di dover sottoscrivere assieme a grandi, appunto, lo ripetiamo, è stato tra i principali promotore assieme a grandi di questo ordine del giorno. Io ho una curiosità, Angelo, ma la sua famiglia, cioè tua nonna, tua madre, i tuoi zii, che, che cosa gli dicevano? Perché il rischio era incredibilmente alto. Allora, intanto, tante cose da dire su questo: eh, il, il 25, il benedetto ordine del giorno. Il, con la convocazione del Gran Consiglio. In realtà Grandi non si dà da fare per la convocazione del Gran Consiglio, Grandi sta a Bologna. Quelli che si danno da fare sono bottai per un verso, federsoni. E, ehm, e Farinacci, Farinacci per altri motivi, perché Farinacci era l'uomo più vicino ai nazisti, sperava di fregare Mussolini sperando che Hitler poi scegliesse lui come nuovo Mussolini, insomma la megalomania umana poi non ha, non ha mai limiti. Ma in realtà loro, Bottai e altri, poi eh, grandi, quando Mussolini convoca il Gran Consiglio, viene a Roma e comincia a scrivere questo documento. Bottai si aggiunge, apporta degli emendamenti, come si dice oggi, e, ma loro vanno da Mussolini, vanno qualche giorno prima da Mussolini e gli dicono guarda che questo è il documento. Io vi dico quella che è una mia sensazione nello studiare questo capitolo. In realtà loro non volevano cacciare Mussolini, loro volevano un'altra cosa. Loro volevano in qualche modo convincere Mussolini a non opporsi a quell'ordine del giorno nel quale non si diceva Mussolini vai a casa. In quell'ordine del giorno si diceva visto l'emergenza per il paese, visto che gli americani sono sbarcati in Sicilia, visto la situazione, non puoi essere più tu solo, ti dobbiamo sostenere tutti quanti. Quindi devi essere affiancato dal re e devi ascoltare quello che diciamo tutti quanti nel Consiglio dei Ministri e poi insieme, tu sei sempre il Primo Ministro, ben inteso, ma dopo aver ragionato con noi non più facendo tutto da solo. Questo perché? Perché l'obiettivo era di lasciare Mussolini a capo del governo e un po' alla volta portarlo a lasciare l'alleanza con Hitler. Che quale risultato si sarebbe ottenuto? importante, che non ci sarebbe stata la guerra civile, perché se Mussolini pure avesse fatto parte di questo progetto eh, eh, la Repubblica di Salò non ci sarebbe più stata, quindi si sarebbe evitata la guerra civile. Purtroppo la cosa che sorprenderà Bottai, Grandi e tutti gli altri è la scelta del re e il re farà scel questa scelta di far fuori Mussolini e di perché sostituirlo con Badoglio C'è il famoso il... episodio dell'ambulanza. Dell no? Sì, lo... il re dell'ambulanza lo fa arrestare. Ma perché fa questo il re? Perché lui spera in questa maniera di salvare la monarchia. Lui ha paura che la monarchia venga travolta. Quindi cerca di salvare se stesso e la monarchia, che poi non gli riuscirà. Quindi io ritorno un attimo, ma tua nonna che diceva tuo nonno? Perché adesso allora, poi. Scopriremo... Poi il 25 luglio, dopo questo, cioè, naturalmente quella notte, Grandi va a, a, la, a, a questa seduta drammatica del Gran Consiglio, che comincia la notte del 24, la sera tardi, e finisce eh, alle prime luci dell'alba del 25 luglio. Grandi va con una bomba a mano in tasca, perché non si sa che piega avrebbe preso la, la, la seduta. Bottai pure pare avesse una bomba a mano, ma non si è mai capito se l'ha portata o poi l'ha lasciata a casa. Comunque non c'è stato bisogno di bombe, l'incontro è stato molto sofferto, eh, ma Mussolini era convinto dopo questa riunione, pur essendo stato di fatto sfiduciato, era convinto che il re comunque non. non, non... Invece la situazione è precipita. E è la situazione... La situazione è precipita e per tuo nonno inizia l'inferno. E mia nonna, ecco, questa è la tua domanda. Mentre c'è questa seduta del Gran Consiglio, mia nonna è nella nostra casa di campagna ai Castelli Romani, e, e quindi seguono con mia madre e con mio zio. C'è soltanto la primogenita, Viviana, che rimane a Roma con nonno, e, e seguono ovviamente con trepidazione, ma appena finita la seduta, mio nonno chiama in campagna e gli dice: Guarda, dice a, a sua moglie, a mia nonna. Ti sto mandando una macchina a prendere perché è bene che torno, torniate subito a Roma perché qui non so che cosa succede. E succede che in realtà poi si perdono di vista per tantissimo tempo perché tuo nonno inizia uno dei periodi più duri della sua esistenza. Si sì. deve nascondere, viene perseguitato, viene condannato a morte. Da tutti e due viene condannato a morte sia da Badoglio sia dalla Repubblica di Sorò. Come sappiamo, dei 19 che votano la sfiducia a Mussolini, 5 verranno fucilati a Verona, tra cui il genero di Mussolini, Ciano. Quindi una tragedia familiare dentro una tragedia eh, nazionale, e altri scappano. Vanno chi in Portogallo, chi in Sud America. Eh, e mio nonno rimane a Roma anche un po' ingenuamente finché gli dicono prima viene arrestato poi miracolosamente viene arrestato e non si sa per quale motivo lo fa arrestare Badoglio poi miracolosamente attraverso amicizie esce se Ma ne torna tua a casa sua messa di mezzo quando è stato arrestato tua nonna era andata a chiedere aiuto o aveva mandato tuo zio No, lui curo. prima viene arrestato, attraverso amicizie miracolosamente viene, viene liberato, ingenuamente torna a casa nella sua casa di Roma e gli amici lo vanno a trovare e dicono: ma tu sei matto a dormire qua ma non hai capito che ti verranno a cercare ma devi nasconderti allora prima si nasconde a casa di Giorgio Vecchietti che poi sarà uno dei primi direttori del Tg1 poi nel dopoguerra tra l'altro ma è una casa poco sicura perché tutti sanno che è amico di Vecchietti per cui da lì poi la chiesa lo aiuta quello che sarà il futuro Paolo VI Monsignor Montini e altri cardinali, lo aiutano a nasconderci c'è una figura femminile Anita Ferrari, una donna eccezionale che mio nonno aveva conosciuto quando era al ministero, che era la capa delle scuole cattoliche, che lo aiuta e lo, e lo trasferisce in diversi nascondigli, sempre di, a Roma e nei dintorni. E nel frattempo anche mia nonna si deve nascondere con i figli, lontana da mio nonno, che non sapeva dove era, e loro non sapevano dove era lui, perché avevano paura che prendessero o i nazisti o Badoglio, prendessero i familiari per costringere lui a, a, a uscire fuori e quindi... E a un certo punto c'è proprio l'episodio che tu racconti che riescono, tua nonna e tuo nonno riescono a salutarsi dai tetti di Roma. Sì, perché a un certo punto questa signora... Anita Ferrari, eroica, che a casa mia ne ho sempre sentito parlare come la donna più importante che hanno mai incontrato nella loro vita. Coraggiosa perché rischiava anche lei a prestarsi a questo aiuto alla famiglia Bottai. A un certo punto dice a mia nonna e ai figli: stasera a mezzanotte, salite sul tetto di questa casa e vedrete. Qualcuno che vi saluta con un fazzoletto, perché mio nonno a un certo punto era nascosto a, 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 a 400-500 metri di distanza in un convento vestito da frate e, e lui sul tetto li saluta. E a un certo punto eh, che 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 cosa succede a questo punto? Anche perché poi tuo nonno matura questa decisione incredibile di arruolarsi nella, nella legione francese, di andare a combattere i nazisti. Una sì, allora intanto succede che il 4 giugno gli americani entrano a Roma. Eh, mia nonna con i figli che è nascosta da una parte sente questi schiamazzi perché loro vivevano eh, con le tapparelle chiuse perché, senza parlare a bassa voce a un certo punto sentono questo frastuono aprono i veti alzano le persiane e vedono le, gli americani che arrivano quindi eh, mia madre e i fratelli non, non resistono alla tentazione di uscire per strada e, e di vedere questa scena sto unica, storica eccetera Nel, mio nonno lo viene a sapere qualche ora dopo perché era chiuso, vestito da frate, eccetera, però non può uscire perché non sa che, che fa se lo arrestano, eccetera. Ma vuole contribuire a dare il suo contributo anche a riscattare le sue responsabilità politiche perché quelle ci sono e, e se ne rende ben conto di questo. Eh, però non vuole scappare all'estero, non vuole né finire fucilato a Verona, ma neanche scappare all'estero aspettando che la guerra finisce. E legge un trafiletto perché questa Anita Ferrari gli portava quasi tutti i giorni i giornali, per cui leggeva i giornali, a un certo punto legge l'annuncio di un arruolamento nella regione straniera in Algeria. Questa signora Ferrari dice guarda io ti posso aiutare perché conosco il responsabile dei servizi segreti francesi a Roma. Questo, lì Anita Ferrari da questo signore, si chiama Serge Parisot, gli parla di mio nonno. Questo prende informazioni su Giuseppe Bottai, gli dicono che è, un, che è stato un fascista diverso, che è un uomo che ha combattuto e lo va a incontrare. E va in convento, lo trova vestito da frate, parlano per un paio d'ore, si rende conto della persona e si mettono d'accordo, lui gli procura un volo clandestino, adesso nel libro è raccontato tutto ma è una storia da, da grande film, e lui arriva in Algeria al comando della legione, gli fanno il corso di addestramento perché lui chiede di partire subito per andare in Provenza a liberare la Francia dai nazisti, dopo pochi giorni capiscono che sapeva sparare meglio di tutti quanti, per cui col traghetto va e va in Provenza e comincia. Gli danno un carretto insieme a un soldato semplice con la mitralletta per procedere col, col resto del battaglione per andare a combattere. E cominciano a liberare tutti i paesi. Eh, ma è una storia veramente straordinaria e unica. Questa mai raccontata, perché lui ha scritto un libro sulla legione straniera. Ma chi si arruola prende l'impegno a non parlare mai delle cose di guerra. Quindi, le uniche cose di guerra lui racconta nelle lettere familiari. E poi, attraverso altri documenti, ho ricostruito tutta questa sua la questa. famiglia che nel frattempo perde completamente di vista la perché famiglia, per anni non vede voi, più la moglie e i figli. La anni, intanto anni. mia nonna aveva la casa ai parioli sequestrata, anzi, era diventato un comando americano da una parte, un'altra ala della, della casa era, c'erano andati a abitare i profughi di guerra, eh, i conti correnti bloccati. E, e mia nonna poi eh, intanto girava per. Per i, per i tribunali perché cercava di, di trovare un motivo per far assolvere mio nonno, perché mio nonno, comunque, non poteva tornare in Italia perché sennò era condannato all'ergastolo. Finita la guerra, perché non è finita l'avventura di mio nonno, perché a un certo punto la guerra finisce, ma non finisce per Giuseppe Bottai. Lui pensa che finita la guerra finalmente forse può stare in pace. Invece, dopo pochi giorni, scoppia una rivolta in Algeria contro il dominio francese. <ride> e gli e dicono, no, guarda, no, che devi in partire. E, cioè, e vai in Algeria. Devi partire, e lui lì ha una crisi di depressione perché dice: Io al fronte a sparare ci vado contro i nazisti per liberare l'Italia e l'Europa. Ma francamente, di sparare contro i poveri algerini, io non ho niente contro di loro, non me la sento. Ah, Però è costretto. è costretto. È costretto. Ci fermiamo un altro secondo e poi continuiamo la storia. Allora Angelo, poco fa dicevamo che tuo nonno a un certo punto è costretto a partire per l'Algeria e lo fa diciamo non proprio felice, non proprio non felice. felice. Allora cosa succede a questo punto? Succede che per sua fortuna quando arriva in Algeria le truppe regolari francesi hanno già sedato la rivolta per cui lui non deve più sparare un colpo di fucile, però comincia una vita durissima che durerà due anni. In cui lui è soldato semplice o caporale, e deve pulire le stanze. A un certo punto riesce per fortuna a ottenere l'incarico di bibliotecario, per cui c'è una biblioteca con quattro libri scarcagnati, però che legge pure quelli perché ha delle crisi. Perché voi immaginate che la Legione Straniera c'è anche questo aspetto? Chi c'era con Giuseppe Bottai nella Legione Straniera in quel periodo? Intanto c'erano giovanissimi, lui lo chiamavano le professor. Aveva, si era, aveva cambiato nome due volte, li cambiano nome. Si era spacciato per un maestro di scuola media e, e aveva intorno a sé tutti i ragazzi di 24, 25, 29, 30 anni, ragazzotti, stupratori, rapinatori di banca: eh, insomma, tutti che avevano una, una felina penale sporca. Erano pochi quelli diciamo, che avevano avuto una vita normale, erano scappati, magari, per ragioni politiche. Però guardano con rispetto questo signore col pizzo bianco, poi a parte che un paio di volte sui giornali finisce fuori che c'è il fascista Bottai, Gerarca, quindi interrogazioni parlamentari in Francia, in Italia, lui ha la paura di essere scoperto e una vita molto di grande sofferenza comincia ad ammalarsi, viene operato due volte in Africa, potete immaginare in che condizioni. Quindi il suo fisico, voi se vedete le foto di Giuseppe Bottai, considerate che lui aveva, quando succede questo, lui aveva 50, 51, 52 anni, ma nelle fotografie ne dimostra almeno 20 di più. È un fisico provatissimo, e finché un bel giorno dopo questo suo travaglio, mia nonna, che nel frattempo a Roma, eroica, pensate pensate, una donna a quei tempi là, che prende in mano la situazione, laureata: erano pochissime le donne laureate in quel periodo. E viene a sapere che avevano varato una legge che consentiva a chi aveva avuto ruoli importanti durante il fascismo, ma che si era riscattato dopo per liberare l'Italia e l'Europa dai nazisti di ottenere la l'assoluzione. Quindi, mia nonna, forte di questo, che fa? Scrive al comandante della legione straniera in Francia e gli dice: Guardate, c'è mio, mio marito là, eh, si chiama Andrea Battaglia, eccetera, ma è Giuseppe Bottai, e questo. Generale comandante della, della legione gli manda un attestato dicendo che Giuseppe Bottai si è distinto con valore per liberare. Cioè, mia nonna va in tribunale, presenta questo foglio e grazie a questo riesce a mandare a mio nonno una lettera in cui dicendo: Sei stato assolto. Eh. E quindi tuo nonno finalmente rientra e in casa finalmente... dopo quanti anni che non vedeva la famiglia, arriva. Ritor quasi quattro anni. anni, e c'è al ritorno la famosa fotografia meravigliosa con tua madre, che è una delle foto e più significative è di, è di quel periodo. Una foto bellissima, scattata da un grandissimo fotografo che si chiama Adolfo Porri Pastorel. Tra poco, credo che la RAI farà uno sceneggiato dedicato ad Adolfo Porri Pastorel. Questo, eh, ci vorrebbe un altro incontro per parlare di Porri Pastorel, ma vi dico che era un personaggio eccezionale. Stimato ma anche temuto da Mussolini perché uno che era talmente bravo, era un giornalista fotografo eccezionale che ha fotodato addirittura La Vedo, che era un'agenzia fotografica che nasce prima dell'Istituto Luce. E a un certo punto, però, vive una tragedia personale. Questo Adolfo Parri Pastorelli, perché suo figlio, che segue le orme del padre di fotografo, va in Russia nella campagna di Russia proprio come fotografo di guerra e purtroppo muore. E quindi Adolfo Porri Pastorel, traumatizzato da questa perdita terribile, decide di abbandonare la professione e mettere a parte la macchina fotografica. La riprenderà in mano una volta sola per il ritorno di Giuseppe Bottai della legione straniera, perché quello è il momento che lui avrebbe voluto rivivere, il ritorno del figlio, e quindi va a fotografare Giuseppe Bottai che torna e riabbraccia la famiglia. Dopo quattro anni. Immortalando l'abbraccio in particolare con tua madre. Con mia madre una sì. delle foto più sì, belle sì. di quel periodo. Angelo, ma perché? Eh, no, ci arrivo dopo. Sì, dopo. Volevo ancora eh, chiederti questo. Allora, Giuseppe Bottai rientra a Roma e tutto sommato non ha davanti a sé molti anni con la famiglia, perché no. muore giovanissimo. Muore, muore dieci anni dopo. Cosa lui, succede? A sì, tempo? Lui, lui muore nel 59, è morto pochi mesi prima della mia nascita. E riceve anche delle offerte di, di candidarsi sia a destra non il movimento sociale per cui non condivideva diciamo la nostalgia e il richiamo a Salò anche se poi riconoscerà che il movimento sociale ha avuto anche una sua funzione perché ha portato anche i nostalgici del fascismo nella vita repubblicana un po' alla volta, quindi ha evitato magari che nascessero dei gruppi, diciamo, tra virgolette, eh, extraparlamentari pericolosi o terroristici, addirittura quindi ha avuto quella pensione, però lui, per lui il fascismo nel quale ha creduto e si è sempre detto fino all'ultimo fascista, ma aveva un'idea diversa del fascismo, era ormai un'occasione finita, l'occasione era stata sprecata e quindi bisognava invece questo, lui si batte per... Sì, dà, dà il suo contributo per la nascita di un partito conservatore e sostiene il lavoro di De Gasperi anche diciamo, eh, riferito al progetto europeo mettendo in, gua in guardia De Gasperi anche dalla de sinistra democristiana, dice attento perché quelli ti portano sulla cattiva strada e riceve anche delle offerte di candidatura sia pure come esterno con il Partito Comunista, attraverso amicizie importanti che lui aveva con Guttuso, con Alfonso Gatto, e con, eh, con, con, con Trombadori, con figure importanti, però lui decide io la mia carriera politica finisce qua, riprende a fare il giornalista e fonda un altro giornale che si chiama BC. Dopo aver fondato nel 1939 un altro giornale importantissimo che è Primato, dove scriveranno... Tutti i più grandi intellettuali, scrittori, poeti, registi, giornalisti, quasi tutta l'intelligenza dell'Italia repubblicana quasi tutta è cresciuta sotto l'ala protettrice di Bottai che li faceva scrivere anche durante gli anni del regime. Vi dico soltanto questo che è importante. Voi pensate che durante il fascismo Giuseppe Bottai pubblica il capitale di Carlo Marx? Non perché lo condivideva naturalmente, ma perché diceva dobbiamo conoscere le cose alle quali ci opponiamo. A proposito di questo impegno culturale straordinario di Giuseppe Bottai, ehm... Un aspetto molto importante sul quale ci terrei che tu ci raccontassi, un po di, di, ci dessi un sì. po' di informazione, ecco, è questo, cioè Bottai è un grande difensore dell'arte italiana. L'abbiamo sì. detto all'inizio, nel 39 lui si, si preoccupa che ci sia questa legge a tutela del patrimonio artistico italiano. Perché eh, i nazisti stavano razziando tutto e perché poi i nazisti ritenevano arte degenerata, l'arte moderna. Quindi Bottais si mobilita in questo senso, Angelo. Sì, eh, eh, dici bene Sonia. Eh, Sonia ormai conosce la storia di Giuseppe Bottai meglio di me, quindi <ride> vi ricorda le cose che mi sono dimenticato di dire, ma questa è una parte già importante, riguarda il capitolo proprio del bottagli antinazisti, perché cosa era successo? Che dopo la conquista dell'Etiopia nel 1936 l'Italia subisce le sanzioni da parte della società delle nazioni, cioè non ci davano più il petrolio. È lì che Hitler ne approfitta, dice te li do io. Quello che ti serve, il petrolio, questo. Quindi lui comincia la dipendenza da Hitler. E Hitler è famelico di opere d'arte classiche rinascimentali italiane. E Mussolini comincia a regalarle o a vendergliele per quattro soldi. E Bottai che è un difensore dell'arte, del ministro della cultura e delle belle arti, si allarma e dice al suo collaboratore Argan, che poi nel dopoguerra diventerà sindaco di Roma col Partito Comunista. Qui dobbiamo organizzare una grande operazione per difenderle e nasconderle, perché se comincia la guerra entrano i nazisti qua, si portano via tutto. Quindi convocano una serie di soprintendenti coraggiosissimi e organizzano una colossale operazione segreta che dura tutta la guerra per nascondere oltre 10.000 capolavori, ma parliamo di capolavori di Caravaggio, di Tiziano, che arrivano da Milano, che arrivano da Genova, da Torino, da Napoli, da palermo vengono nascosti in tutta italia e la legge del 39 è una legge che rende difficile l'esportazione di beni culturali italiani all'estero è varata e nasce proprio in funzione antinazista con effetti importanti anche certo, a, al giorno anche, oggi. Oggi, anche oggi anche sì. oggi non solo ma eh, tuo nonno si mobilita anche proprio per tutelare eh, per tutelare gli artisti viventi in quel periodo, sì. no? istituisce un premio importante. Allora, questo è un altro capitolo dell'Antinazionale. Lui, siccome è un difensore dell'arte libera contro l'arte di regime, si creano due premi. Il premio Bergamo, che era di Giuseppe Bottai, dove partecipano i più grandi. Eh, Morandi, Martini, Sironi, Rosai e il premio Cremona che era sotto l'ala protettrice di Farinacci, che era il gerarca filo nazista. Nel, al premio Cremona eh, ogni anno partecipava all'inaugurazione un ministro del Reich quindi nazista, e ogni anno gli artisti dovevano presentare un'opera ispirata a un tema di regime, la politica del grano, la consegna delle fedi e via dicendo, mentre al premio Bergamo no, erano liberi di, 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 e i più importanti andavano a partecipare, anche se è corretto dire che però come mostra, se andate a visitare la bella mostra che a Rovereto, Arte e Fascismo organizzata da Sgarbi, ci sono dei grandi opere di Catarsini, di, eh, di Gaudenzi eh, e di altri che sono... Perché, questo sottolinea Sgarbi, io sono d'accordo con lui su questo, l'artista, anche se riceve un tema da eseguire, poi c'è modo e modo di, 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 di metterlo sulla tela. Questo. Anche Michelangelo riceveva una commissione dal Papa. Era chiaro che dipingendo la Cappella Sistina non è che poteva far vedere il diavolo, doveva attenersi ai tempi. C'è modo e modo di, di affrescare la, la, la Cappella Sistina. Sei un grande artista. Poi che ti abbiano commissionato anche la Gioconda, è stata commissionata al suo autore. E quindi però c'è modo e modo di rappresentare, c'è sempre un committente nelle grandi opere d'arte. Poi è l'artista che dimostra la sua grandezza. Angelo, come mai hai scritto solo adesso un libro su tuo nonno? Un po' l'ho accenato prima perché sentivo la responsabilità di questo. E quando mi sono sentito sicuro, intanto ho dovuto approfondire molto il capitolo sulle leggi razziali. E dico la verità, mi aspettavo un grande, eh, una grande contestazione su questo. Devo dire che c'è stato, non ho trovato grandi. Soltanto una volta, eh, la prima presentazione che ho fatto, appena è uscito il libro, mi chiamano da Vicenza, dove c'è tra l'altro un sindaco di centrosinistra, e mi chiedono se vogliono presentare il libro là. Dico sì, guardi, vengo volentieri a Vicenza anche perché mio nonno durante la seconda guerra mondiale, perché Mussolini a un certo punto ordina a tutti i suoi ministri di andare in guerra, l'unico che però va veramente al fronte è Giuseppe Bottai, e comanda il battaglione Vicenza. Per cui dico vado a Vicenza e presento il libro. Il, il, due giorni dopo mi chiama l'organizzatore e mi dice guarda non so se vuoi venire perché qua i, i partigiani stanno organizzando una bicchierata antifascista perché arriva il nipote del Gerarca Bottai e io gli ho detto guarda per me io vengo lo stesso non c'è problema, digli ai partigiani che se vogliono partecipare alla, alla presentazione io sono ben contento vengono con me, ne parliamo insieme discutiamo pacificamente insomma sono scomparsi, sono andato a Vicenza non è successo nulla Senti, un'altra domanda, tu hai aggiunto, io ti ho conosciuto Angelo Polimeno vent'anni fa, sì. Angelo Polimeno Bottai, il cognome di tuo nonno tu l'hai aggiunto solo in tempi molto recenti, perché? L'ho aggiunto nel 2018 perché mia madre ci teneva, ma poi soprattutto per tenere più a lungo possibile in vita questo nome e quindi questa storia, perché ritengo che questa sia una storia importante, perché questa storia al di là diciamo dell'aspetto anche romanzesco, epico se vogliamo, leggendario, ma è la dimostrazione c'è cioè un fatto che oggi ha un valore molto importante, che in politica si può anche sbagliare in buona fede, ma bisogna poi avere il coraggio di assumersi la responsabilità dei propri errori, perché sicuramente anche aver creduto troppo a lungo in un e non aver preso un'iniziativa prima nei confronti di Mussolini forse è una responsabilità, sicuramente una responsabilità, ma il fatto poi di prendere coscienza di questo e di assumersi le responsabilità non soltanto a parole. Non soltanto con le dichiarazioni, ma arrivando addirittura a rischiare la propria vita, andando al fronte come soldato, sempre a 50 anni è dura per tutti. Ma pensate per un ministro che è abituato comunque a una vita ad un certo agio, avere il coraggio di prendere la scopa, pulire le camerate, andare sulla mitraglietta, rischiare la vita, eccetera, non è cosa da tutti. E quindi questo credo che sia un esempio importante, e io sento il dovere di portarlo avanti. Ancora una pausa, ci vediamo fra poco. Allora, Angelo, parlavamo del, della tua scelta di, di acquisire il nome di tuo nonno. Allora, io vorrei capire una cosa, da te ti sfido su, su un punto. Se tu dovessi trovare una cosa negativa su tuo nonno, in che, che cosa ha sbagliato? Guarda, secondo me. Lui ha sbagliato ad andare ad arruolarsi volontario per la guerra d'Etiopia. Però dico questo... Ma perché? Dico questo col senno di poi, attenzione. Dico questo perché conosco la storia e quello che è successo dopo. Lui non poteva sapere quello che era successo dopo. Allora, c'è questo episodio e vado a poi a spiegarti perché. Quando torna dalla guerra d'Etiopia... Dove vanno anche altri gerarchi fascisti, ma l'unico che va al fronte ancora una volta è Giuseppe Bottai, e descrive nel suo diario, tra l'altro, delle scene molto brutte. Eh, le scene nel suo diario, pubblicato da Rizzoli, in uno dei due volumi, a un certo punto lui racconta di un gerarca fascista, uno dei peggiori, che mette in fila i poveri, eh, i poveri locali catturati durante la guerra e, e non si limita a fucilarli. Ma prima di fucilarli li fa sparare sui genitali. È, è, è una cosa molto brutta. Comunque lui quando torna va da Mussolini e gli dice Duce, adesso lui è uno dei pochi che dava del tuo a Mussolini. Duce, ora siamo al massimo del consenso. Erano gli anni del consenso, il fascismo era al massimo, l'impero. Questo aveva un, un effetto molto forte sugli italiani. È il momento di cominciare ad allentare un po' alla volta la presa del regime, e a concedere gradualmente un po' alla volta la libertà. Mussolini è gelido, gli risponde lascia perdere, vai e torna a fare il tuo lavoro. Lui torna in redazione, scrive sul suo diario, non lo riconosco più, è un pezzo di marmo. Ma perché Mussolini gli risponde così? Per una cosa che Bottai non ha capito in quel momento perché si potrà capire soltanto dopo, perché Mussolini è diventato dipendente da Hitler. Ci sono due fattori. Uno, si è illuso che, di poter diventare facendo fare la guerra soltanto a Hitler e lui sfruttando in pochi giorni, entrando negli ultimi giorni, di poter conquistare terre, la megalomania. E l'altra cosa è quella che lui è diventato dipendente da Hitler. Hitler gli passa quello che la, gli altri, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, non gli passano più il gasolio in prima, in prima misura, ma anche altre tante. Lui è, e lì comincia la dipendenza di Hitler da Mussolini. E quindi, se c'è un errore, è stato quello di non capire che la conquista coloniale per compre, conquistare un pezzetto di terra che non c'aveva nulla e che andava a rompere le scatole, perché questo è un altro forse lo scriveremo in un altro libro, in quel momento Mussolini si pregiudica una possibilità molto importante perché Mussolini è molto ben visto da Londra, e da Parigi e da Washington perché vedono in lui quello che può fermare Hitler e quindi lui si pregiudica questa carta importantissima. Pensate che gli americani vengono, mandano degli studiosi importanti a studiare la riforma delle corporazioni di Bottai per Varare il New Deal, il famoso New Deal. Quindi l'Italia eh, di Mussolini per un certo fino a un certo punto è vista con occhi molto benevoli eh, ne nelle capitali importanti. A guerra finita qual è stato il bilancio personale di tuo nonno, di tutti questi anni vissuti così intensamente e drammaticamente? Lui che cosa diceva a tua madre, a tua nonna, ai suoi fratelli? Ai, su, ai suoi figli, scusami, ai tui. Lui si è dedicato a questa sua nuova pubblicazione, ha mantenuto dei rapporti con un certo mondo, è andato due volte a Cascai. A, 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 lui veniva da una famiglia repubblicana. Il mio bisnonno era repubblicano Mazziniano che non ha mai preso la testa del partito. E quindi mio nonno ha sempre avuto un rapporto corretto con la corona, ma sempre tenuto a distanza. Non era uno di quelli che scodinzolavano dietro al re molto corretto, un buon rapporto, però era entrato invece in, in, in un rapporto di stima reciproca particolarmente con Umberto, che quando Umberto viene mandato in esilio a Cascais mio nonno lo va a trovare per due volte, per il resto si dedica a scrivere, quindi tutta la collezione di ABC nel dopoguerra è tutta piena di, di commenti sulla situazione politica del momento, sulla destra, sulla sinistra, su De Gasperi, sul progetto europeo. E qual era il suo bilancio? Cioè ne ha mai parlato alla fine con, con sua moglie dopo tanti anni no, lui, di separazione certo dalla famiglia? Sì, certo che ne parlava. Poi venivano quando lui è tornato dalla regione straniera, c'era la fila a casa sua per venire a, 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 a molti giovani, molti giovani venivano. Ma considerate che nelle sue riviste sono cresciuti Biaggi, Montanelli, Scalfari. Scalfari scrive su Repubblica che lui, grazie. A critica fascista al giornale di Bottai, lui poteva interloquire con i suoi articoli, con Farinacci, col ministro Farinacci. Cioè, chi altro mi poteva consentire sotto un regime di fare una cosa di questo genere? Ma poi Michelangelo Antonioni e tutti i più grandi pittori, Sironi, Morandi, facevano eh, vignette, disegni per le sue riviste, era eh, Guttuso, cioè, era tutti i più eh, palazzeschi, eh, e tutti i più grandi poeti, scrittori, Alfonso Gatto, veramente... Eh. Oggi che cosa si può imparare dalla storia di tuo nonno? Io penso questo. Io penso l'esempio, soprattutto oggi che si è persa fiducia nella classe politica tutta, non è una questione di destra o di sinistra, in cui si passa, si saltella con facilità da una parte all'altra, no? in cui si, si dice che non ci sono più le ideologie, non si crede, ma non è questione di ideologie, non, non, non si ha più la coscienza e il senso del dovere di chi è eletto politicamente che deve rispondere ai cittadini, quando si parla per esempio del tradimento dei 19 nei confronti di Mussolini, non è stato, prima di tutto non è stato un tradimento perché sono andati da Mussolini a dirglielo subito, il traditore ti pugnala le spalle e non ti dice le cose prima, ma poi bisogna sempre considerare che la, fe, la lealtà, fedeltà è un brutto termine, la lealtà deve essere sempre, prima di tutto, nei confronti del, dei propri cittadini del proprio paese e della propria patria sempre nei confronti di quello bisogna agire sempre nei confronti di quello e, e quindi il tradimento non c'è stato chi è stato tradito ma questo è un altro discorso è Mussolini che è stato tradito ma non dai 19 gerarchi è stato tradito da Hitler Angelo, che cosa tu, allora abbiamo detto che tu, eh, l'abbiamo detto prima, che tu, tuo nonno non l'hai mai conosciuto perché è morto nel, nel 59, aveva solamente tra l'altro 62 anni. No, morto ne, ne aveva... Morto 64, nel, 64, 64 60, quasi 64. Sì. Era gennaio del 59. 59. io eh, sono andato a ottobre. A 59. ottobre non l'hai conosciuto, lui è morto no. comunque giovanissimo, minato nella salute, soprattutto per l'ultimo periodo in Algeria, diciamo, sì. oltre che con tutto certo, quello che... Era, ma tua madre, tu non l'hai conosciuto, tua madre che cosa ti raccontava di suo padre e di quegli anni dell'infanzia di tua madre? Lei di scava subito? nelle cose familiari, sì, ha perché ragione sono, perché sono perché importanti. Perché sono bellissime e tu eludi le allora, mie i tre, domande, i tre, i, figli co, I figli, come ha ricordato, Sonia, sono Viviana, che era la più grande, che è andata a vivere a Milano, poi nella seconda parte della sua vita all'estero, e si è dedicata con pazienza certosina a mettere in ordine tutte le carte di mio nonno e le fotografie che sono tante che sono conservate a Milano presso la fondazione Mondadori che non c'entra nulla con la casa editrice la fondazione Mondadori è una cosa a parte l'archivio è là mia madre invece madre di tre figli eh, si è eh, ha scritto un libro anche lei su mio nonno più di racconti familiari e, ed era, allora, mia, mia, eh, Viviana la più grande era quella che aveva un po' seguito nonno quando era ministro, perché era grandicella, quindi nonno di tanto se la portava dietro. E, mia madre era più sognatrice, più romantica, mia madre le scriveva benissimo, io sono un giornalistaccio, lei era una, una scrittrice vera, e, tra l'altro ho tante cose scritte che forse un giorno riuscirò a pubblicare, e, e, e lei era innamoratissima di mio nonno. Mia madre mi parlava che mia nonna era proprio, eh, le, le, proprio la figlia innamorata di questa figura. Mio zio, il più piccolo, che è stato poi un grande e importante ambasciatore, è stato il capo della diplomazia italiana per sette anni, era invece in una posizione molto più delicata perché comunque eh, col ruolo che aveva nell'Italia repubblicana Doveva gestire questa figura paterna ingombrante. Io racconto anche nel libro quando lui diventa. Perché tuo zio bambino fu mandato da tua nonna a chiedere aiuto a un certo punto. Sì, perché, punto. Me... torniamo un passo indietro, quando mia nonna è nascosta e mio nonno è stato arrestato da Badoglio, mia nonna non sapeva come fare per liberarlo. Quindi. Squinzagliava mio zio, che era un ragazzino di 10 anni, con la bicicletta per Roma e gli dava dei bigliettini da portare a delle persone che potessero sperando che potessero aiutare nonno a uscire dal carcere, anche perché era difficile farlo uscire perché non c'era un capo di imputazione. Quindi che cosa contesti? E, quindi questo è... e invece mio zio, poi torniamo all'età repubblicana. A un certo punto, finita la guerra, fa il concorso diplomatico per diventare per entrare in diplomazia. E arriva secondo al concorso e si racconta, che se lo racconta anche Sergio Romano che sarà ambasciatore pure lui, che a un certo punto la giuria c'è un momento di imbarazzo, si avvicinano alla presidenza e dicono ma secondo è arrivato il figlio del gerarca fascista. E gli dicono non fa niente, che è arrivato secondo, è arrivato secondo, sono stati correttissimi e lui ha vinto il concorso diplomatico e poi è molto bella Sonia la storia, l'ingresso di Giordano Bruno Guerri in famiglia. Giordano Bruno Guerri è stato il primo biografo di Giuseppe Bottai. Ha fatto la tesi di laurea. Ha fatto la tesi di laurea. Lui era figlio di contadini, una famiglia modestissima. A un certo punto si presenta, il, vuole fare la tesi di laurea su Bottai. Il suo professore a Milano gli dice: Ma. Sì, però invece se vuoi scrivere siccome è stato scritto pochissimo di Bottai, cerca di contattare la famiglia e lui si presenta alla Farnesina da mio zio. Quindi immaginate questo ragazzo <ride> neolaureato che ha fatto la tesi, eccetera, in soggezione alla Farnesina, mio zio era già un personaggio, diciamo, che incuteva, poi anche come carattere incuteva soggezione. E lui e mio zio invece lo prende in simpatia questo ragazzo coraggioso. Considerate che mio zio poteva, e la famiglia potevano decidere di affidare le carte a De Felice, che però ha già fatto la biografia di Mussolini. E il biografo si innamora sempre un po' del suo, di Grandi e quindi non volevano ridarla a De Felice, anche se avevano con lui buoni rapporti, e insomma, alla fine danno la fiducia a questo giovane che entra nello studio Bottai, sarà il secondo in realtà a entrare nello studio Bottai, perché il primissimo a entrare nello studio Bottai a guardare le carte di Bottai, solo una, prima par solo una piccola parte, quelle relative al corporativismo, è Sabino Cassese. Cassi Sabino Cassese nell'immediato dopoguerra ha laureato da poco e chiede il permesso alla famiglia entra e, e fa e ha scritto poi tra l'altro per enciclopedia eh. Treccani la biografia di e l'ha scritta Sabino Cassese. Angelo, siamo in chiusura perché mancano sì. pochi minuti alla fine ho ancora una domanda se tuo nonno fosse presente adesso qui con noi a Forte dei Marmi su questo palco. In questo momento che cosa gli chiederesti tu se tu potessi farlo? Che cosa vorresti sapere da lui? Tante tante cose. Lo chiuderei in una stanza per qualche giorno, una giornata intera, non gli darei più tregua. Ma tante cose, in tutti i momenti diciamo, cruciali, il 25 luglio, anche, anche se lui ne ha scritto. però poi sentirlo raccontare la sua voce sicuramente della marcia su Roma, gli chiederei di Mussolini, di com'era Mussolini. Mussolini nelle diverse fasi, lui scrive una pagina all'inizio quando dice incontro Mussolini per la prima volta rimango folgorato da questa figura di quest'uomo non molto alto ma Così eh, presente in questa sala, sembrava occupasse col, fisicamente tutta la sala e poi questo timbro di voce, questo stile nel parlare, che aveva, Mussolini è una personalità fortissima, è eh, un trascinatore fortissimo. Quindi, gli chiederei di questo. Eh, gli chiederei: eh, c'è una, una pagina, per esempio, di Bottai, molto bella riguardo al dopoguerra e all'operazione all Europa, attualissima perché lui dice che bisogna fare l'Unione Europea, ma attenzione a come la si fa, a come si cede sovra sovranità nazionale, perché questa è un'operazione delicatissima e se lo si fa male, se lo si fa con i tempi e i modi sbagliati, può portare addirittura a delle guerre. E purtroppo, questo è il mio parere personale, la io sono un europeista convinta, la costruzione dell'Unione Europea è stata fatta maluccio. Dobbiamo fermarci qui, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Vi ringrazio per essere stati con noi in questo pomeriggio. Grazie, grazie, grazie. dell'attenzione che ci avete dimostrato. A tutti una buona serata. Grazie a tutti.